Sai cosa devi fare? Lanciati. Lanciati in quello che più vuoi ottenere o fare nella vita. Lanciati senza curarti delle conseguenze, quelle poi si aggiustano. Ma se non provi, non potrai mai sapere cosa c'è oltre quel salto. Hai un sogno? Lavora sodo e lanciati. Non ancorarti alle tue paure verso quel lancio. Cosa ci può essere di così tanto pauroso più di quello di passare il resto dei giorni della tua vita fermo, in tanatosi? E magari a un certo punto, quando non si ha più una minima possibilità, ti vedrai sfumare quel sogno solo perché non ci hai mai provato. Può andare male, in quel caso si aggiusta il tiro. Proprio come un fuciliere usa un proiettile tracciante. È difficile sapere per lui come aggiustare il tiro. Lui la prima volta spara. Tu, lanciati. Se poi va bene però, ripensi a quanto sei stato stupido non averci provato prima. Credo che sia come stare sulle montagne russe, prima di fare quella vertiginosa discesa. Provi paura. Ma una volta che ti sei lanciato, ecco che aumenta l'euforia e ti senti carico. Ritornare sulla propria strada è più facile di aver preso la decisione di lanciarti. Quindi sai cosa faccio? Mi lancio. All'inizio non credo sia facile intraprendere una strada nuova, ma appena ne avrai percorso un tratto, ti si potranno aprire un sacco di opportunità che magari non credevi neppure. Come dice quel detto di Goethe, non è abbastanza fare dei passi che un giorno ci condurranno alla meta. Ogni passo deve essere lui stesso una meta, nello stesso momento in cui ci porta avanti. Lanciati, ovvio che lo dico metaforicamente. Se i più grandi uomini non si fossero cimentati in qualcosa di cui avevano paura, ora non raccoglierebbero i frutti di quella decisione. Quindi sai cosa devi fare? Te lo dico io. Lanciati.